Salvatore Cuffaro, ex presidente della regione siciliana, condannato per mafia, che ha scontato la pena da detenuto modello al carcere Re Bibbia di Roma, intervenendo ad un corso di formazione permanente per giornalisti promosso dall'Ordine di Sicilia, in cui si è parlato di diritto all'oblio e della Carta deontologica di Milano, è tornato a parlare di politica. Cuffaro ha ripreso l'idea di un partito della ragione e non più partito della regione, in cui far convergere forze politiche dal PD a Forza Italia per arginare lo strapotere dei 5 Stelle. Io non ho vincoli e steccati di partito per difendere posizioni complicate. Grazie a Dio questa Costituzione che abbiamo appena finito di difendere mi consente, nonostante sia interdetto dal fare politica attiva, invece di pensare, di ragionare, di riflettere, e quindi non sono interdetto dal ragionamento e neanche dal pensiero. Io credo che c'è in questa regione, come c'è oggi nel Paese, problema che credo rischioso, che di qui a qualche mese una classe dirigente eletta non da chi ritiene di mandare qualcuno al governo, ma eletta dalla protesta, può vincere in Sicilia stante così le cose. Allora io credo che a questo bisogna in qualche modo trovare una soluzione, e non credo che ci sia una soluzione classica, quella che abbiamo fatto per tanti anni, che è la soluzione di un centrodestra e di un centrosinistra, che non esiste più nei fatti della politica, perché nel mentre questo si è sfasciato in vari modi, non staremo qui ad analizzare perché. Penso che ci sia necessario da parte dei partiti di fare un ragionamento comune. Io feci un'intervista dove dissi che era necessario in Sicilia il partito della regione, ma io non dissi il partito della regione come poi il giornalista scrisse, disse che oggi in Sicilia per affrontare questo problema è necessario che ci sia il partito della ragione, la ragione di mettersi insieme perché questa terra non continua ad avere più problemi di quelli che ha avuto.